Essenza del Nichirismo è un'opera pubblicata da Emanuele Severino nel 1972 presso l'editrice Paideia di Brescia, circa 15 anni dopo l'uscita della struttura originaria, opera in cui il pensatore bresciano aveva posto le basi della sua ontologia. La seconda edizione di Essenza del Nichirismo, ampliata, è uscita nel 1982 per i tipi di Adelphi, in contemporanea all'edizione tedesca. Il testo è una raccolta di importanti saggi che testimoniano dell'evoluzione decisiva del pensiero severiniano nel corso degli anni 60, sviluppi che lo portarono tra l'altro ad essere condannato dal Sant'Uffizio e ad abbandonare l'insegnamento presso l'Università Cattolica di Milano. L'opera si apre con il denso articolo intitolato Ritornare a Parmenide, uscito nel 64 sulla rivista di Filosofia Neoscolastica. Articolo col quale Severino prende congedo dal creazionismo e dalla teologia cristiana. Severino esordisce con una perentoria affermazione di sapore heideggeriano, vale a dire che, ed iscrive, la storia della filosofia occidentale e la vicenda dell'alterazione e quindi della dimenticanza del senso dell'essere. Si tratta, scrive ancora Severino, di una comprensione inautentica dell'essere. Tale incomprensione, secondo Severino, ha tradito quanto i primi pensatori greci, i presocratici, avevano invece autenticamente scorto. Tuttavia Heidegger viene a sua volta sconfessato da Severino poiché a suo parere risulta infondata, soprattutto nel caso di Parmenide, la pretesa identificazione di essere e sola presenza, che Heidegger attribuisce all'intera filosofia occidentale, cioè la cosiddetta dimenticanza della differenza ontologica tra ente ed essere. Gli errori ontologici fondamentali, che nella prospettiva di Heidegger si concretizzano nell'attitudine a considerare l'essere come qualcosa di manipolabile, Iniziano semmai per Severino con l'interpretazione platonica ed aristotelica del discorso sull'essere di Parmenide, il quale affermava giustamente che l'essere è, mentre il nulla non è. Ovvero, scrive Severino, il positivo si oppone al negativo. Si tratta di ciò che Severino chiama l'incontraddittorietà dell'essere, ovvero il nostro sapere originario e immediato, che Parmenide ha colto. Questa identità tra essere e incontraddittorietà va tenuta assolutamente ferma per comprendere il pensiero di Severino ed essa appare, nel suo discorso, a sé più significativa della differenza ontologica heideggeriana tra ente ed essere, che non è in effetti molto chiara, essendo l'essere di Heidegger per definizione impalpabile e indefinito. Quindi, come esempio paradigmatico del reale oblio del senso dell'essere, Severino cita un passo fondamentale del De Interpretazione di Aristotele, in cui, per inserire l'essere nel tempo, si dice una cosa che a prima vista sembra ovvia, vale a dire che la necessità e innegabilità dell'essere si deve affermare fin quando esso è, mentre l'essere non è quando non è. Tuttavia, Severino fa qui l'osservazione fondamentale che sta alla base del suo pensiero, vale a dire che nel suo poema Parmenide aveva chiaramente affermato e dimostrato che non è consentito all'essere di non essere. L'opposizione tra essere e non essere, afferma perciò Severino, è assoluta. Tale opposizione, gli scrive, rifiuta che ci sia un tempo in cui l'essere non sia, un tempo in cui il positivo sia negativo. Quanto all'essere, insomma, sembra che per Severino non valga la clausola generale del Ceteris Paribus a parità di condizione, che Aristotele aggiungeva alla sua formulazione del principio di non contraddizione. Diceva infatti Aristotele che non si possono attribuire ad un ente, nelle medesime condizioni, caratteristiche opposte. Questo tavolo non può essere contemporaneamente, cioè bianco e verde, ma lo può essere in tempi diversi. Però, argomenta Severino, l'essere non può non essere, anche se variano le condizioni e il tempo. In caso contrario si abbandona l'incontraddittorietà dell'essere, si rende indifferente l'essere. Il principio di non contraddizione è perciò da formulare, dice implicitamente Severino in termini assoluti. Il nulla può infatti essere predicato solo del nulla stesso, non di un ente, neanche quando si pretende che esso non sia più. Per cui, scrive Severino, la concezione classica dell'incontraddittorietà dell'essere è dunque contraddittoria. Cioè, la formulazione aristotelica del principio di non contraddizione è errata. D'altra parte, lo stesso Parmenide argomenta cui Severino si era infine incamminato lungo la strada dell'errore poiché aveva rigettato nel non essere gli enti particolari che si manifestano questo tavolo, il mare, il colore rosso, eccetera. Li aveva definiti infatti puri nomi, poiché sembra mancare ad essi la stabilità eterna dell'essere. Le differenze tra gli enti particolari e le loro qualità diventano così non essere, che la doxa o opinione comune chiama, diceva Parmenide, con molti nomi. Si capisce allora perché Platone abbia voluto salvare i fenomeni distinguendo il non essere assoluto, che evidentemente non esiste, dal non essere relativo, che per Platone va ammesso, ed esso esprime appunto la differenza tra le cose, ognuna delle quali non è l'altra. Severino ammette che il parricidio commesso da Platone su Parmenide, come Platone stesso denomina nel sofista questa sua correzione dell'ontologia eleatica, è l'unico approfondimento, scrive Severino, del senso dell'essere compiuto dalla metafisica dopo Parmenide. Questo perché? Perché mette in gioco le differenze e la moltitudine degli enti, che Parmenide aveva nullificato. Dirà infatti Severino, in un altro contributo contenuto in L'essenza del Nichilismo, che l'essere non è il puro essere, ma l'unione del puro essere e della determinazione. Ma è anche vero che con Platone l'essere perde la sua purezza e viene visto come simile all'ente mondano, fisico, che sembra perciò nascere e morire, cioè essere e poi non essere più. Tuttavia, se l'essere divenisse, lo dimostrava già Parmenide, non sarebbe, poiché l'essere non nasce e non muore, e non c'è quindi un tempo in cui l'essere non sia. Nella dimostrazione di Parmenide, ricordiamolo, ammettere la nascita o l'annichilimento di tutto l'essere significa, infatti, affermare che vi è un momento in cui tutto l'essere non c'è. Quindi significa affermare l'esistenza del nulla. La metafisica occidentale nata con Platone è, dunque, per Severino in realtà una fisica, poiché ammette il perire degli enti, come sembra appunto accadere per i fenomeni fisici, che ora ci sono e dopo non ci sono più. E l'ontologia, scrive Severino, diventa incapace di vedere l'essere e affida questo compito alla teologia razionale. Così sulla scia di Platone, che aveva dovuto porre accanto al mondo dei fenomeni, per giustificarli e sostenerli ontologicamente, un mondo di pure forme immutabili, di cui i fenomeni sono la copia imperfetta, sulla scia di Platone si diceva la teologia scolastica e quella neoscolastica scoprono un dio immutabile partendo dunque da una concezione assurda e fisica dell'essere, che mescola essere e non essere. Occorre invece superare ogni presupposto naturalistico e riconquistare il vero senso dell'essere, accettando quella che Severino chiama l'irruzione delle differenze nell'area dell'essere. Quella che Severino coraggiosamente propone è dunque una nuova strada ontologica, che partendo dalle scoperte eleatiche tenga anche conto della incontrovertibile manifestazione delle differenze, che Parmenide nullificava, senza però mescolarle a non essere, come fanno la metafisica e la teologia occidentali. Le differenze, se sono, sono a pieno titolo. Anche il divenire, cioè il sopraggiungere e il dileguarsi degli enti, è manifesto e dunque va accettato, ma senza tirare in ballo il nulla impossibile. Dirà più avanti Severino: l'esperienza non attesta l'annullamento dell'essere, ossia il suo divenire niente, o essere stato niente, nemmeno quando un'esplosione nucleare distrugge una città. Né ciò che appare può essere visto come mero fenomeno dietro il quale ci sia un essere vero e puro. Ora si rifletta bene che si tratta effettivamente di una posizione ontologica nuova, che a prima vista sembra un pluralismo eternizzante. Esistono tanti enti differenti, ma il loro essere non può mai nullificarsi. Ogni ente, questa penna, quel tavolo, io, un altro uomo, esistono eternamente. Un pluralismo senza divenire, almeno senza il divenire così come inteso dal senso comune e da quasi tutti i filosofi. In relazione alle altre posizioni, quello di Parmenide era invece un monismo senza divenire, divenire che egli considerava tuttavia la stregua del senso comune. Dal canto suo, quello di Aristotele, Platone, dei medievali e dei moderni, è un monismo oppure un pluralismo con divenire, comunemente inteso. Qui sta quindi l'originalità radicale di Severino, che va ad occupare una casella ontologica mai prima occupata da altri, effettivamente, cioè l'unica disponibile delle quattro possibili. Monismo con divenire, pluralismo con divenire, monismo senza divenire e quindi quella nuova severiniana. Pluralismo senza divenire comunemente inteso. Anche se, commentiamo noi, il pluralismo severiniano può essere considerato anche un monismo surrettizio, quindi una forma di eleatismo rinnovata, in cui effettivamente ciò che si preserva è il tutto e non tutti. Perché, come vedremo, una vera individualità sembra non esserci in Severino, ma di ciò appunto parleremo in altra sede. In ritornare a Parmenide, Severino prosegue dicendo esplicitamente che l'essere non è la totalità che è vuota delle determinazioni del molteplice, Parmenide, ma è la totalità delle differenze, al di fuori del quale non resta nulla. L'essere è l'intero del positivo. Tutto ciò che esiste è, quindi, oltre gli oggetti anche le fantasie, le attese, i desideri, eccetera. Ogni cosa, se è una cosa, scrive Severino, è eterna ed anche immutabile. Si aggiunge poi, parafrasando le dimostrazioni incontrovertibili già date da Parmenide, che aveva dimostrato che l'essere è unico, immodificabile, eterno. Si noti, all'atere, che questa dell'esistenza di ogni tipo di cosa, anche le fantasie, è una caratteristica posizione severiniana, la quale sembra essere una deduzione spontanea a partire dalla incontrovertibilità dell'essere. Non si può cioè negare l'esistenza di un'entità solo perché è fantastica. Se la raba fenice è stata evocata, come ogni ente, essa esisterà per sempre, in quanto entità fantastica è solo immaginata. Tuttavia anche qui un critico si potrebbe chiedere se questa ontologia non perda, per amore di coerenza, la capacità di distinguere i diversi gradi della realtà, di distinguere cioè tra fantasie, desideri e movimenti reali. Vale a dire che l'ontologia ha comunque bisogno di un impegno metafisico, un criterio che permetta di distinguere tra realtà vere, immaginarie o false. Ma come vedremo Severino rifugge da tale impegno metafisico, in genere. In ogni caso, Severino continua dicendo che, sebbene l'esperienza comune sembri attestare il contrario, e cioè che gli enti non siano eterni, bisogna ascoltare l'episteme, parola greca usata da Platone che significa scienza, ovvero la voce superiore della filosofia, la quale è in grado di imporsi essa sola, per Severino. Scienza, fede e senso comune ne sono incapaci. La filosofia può imporsi perché incontraddittoria e quindi salda. Etimologicamente, episteme significa infatti ciò che sta sopra, dunque si impone. Il dire filosofico, dice Severino, è un mero dire, ma egli scrive un dire che ha valore, ossia è capace di togliere la propria negazione. Per cui, l'autentica filosofia è custode della verità, di svelamento originario e assoluto dell'essere. Tutte le altre attività umane sono in questo senso eccentriche rispetto all'essere, dunque infondate, nota en passant Severino che sembra riproporre così un totale intellettualismo come quello che Aristotele rimproverava a Platone. Alla luce di tutte queste considerazioni è quindi fondamentale ben intendere il divenire, il quale, dice Severino, rispecchia l'essere e non lo incrementa. Se tutto l'essere è eterno, se ogni ente è eterno, vi è un cerchio immutabile dell'essere dove tutto, tutte le singole determinazioni sono già preservate, mentre il divenire ne è una manifestazione parziale e diacronica. Platone, con la sua dottrina delle forme pure, aveva intuito ciò. Ma secondo una deformazione appunto idealistica, che faceva delle idee degli esseri incontaminati e universali e considerava i fenomeni delle apparenze disperse e fragili. Ciò che appare è invece pienamente essere, sebbene non tutto l'essere appaia istantaneamente. Gli sviluppi teologici dell'idealismo, emanatisti con il neoplatonismo, o creazionisti, con la teologia scolastica, hanno cercato di migliorarlo, ma commettendo lo stesso errore dualistico in senso ontologico, mantenendo una realtà immateriale che forma o crea le realtà inferiori e periture. In realtà per Severino non può esistere, per definizione, un essere inferiore o non necessario, poiché logicamente, e qui affiora il determinismo forte di Severino, necessità ed essere convertentur, si convertono l'una nell'altra. La dimostrazione tomista secondo cui se non vi fosse un essere necessario tutto sarebbe contingente e nulla alla fine esisterebbe è viziata dall'ipotesi che il nulla possa esistere. Ipotesi che fu avanzata inizialmente, dice Severino, da Melisso, che nei fatti è il primo negatore di Parmenide, poiché non si accontentò della icastica, decisa affermazione che l'essere è sempre, poiché originerebbe dall'impossibile nulla in caso contrario. Ma aggiunse un'ipotesi in più, quasi impercettibile ma assurda. E cioè che se il nulla esistesse, esso non potrebbe produrre alcunché. Il famoso ex nilo nil creazionistico della tradizione teologica scolastica. La presenza della totalità dell'essere nega invece che il positivo non sia. L'essere c'è. Punto. Anche Bontadini, antico maestro di Severino, e alla cui critica è in fondo indirizzato questo contributo, sbaglia imitando Melisso. Egli infatti dice che il divenire è quell'essere che è limitato dal non essere, il che implicherebbe, secondo Bontadini, la necessaria esistenza di un essere non diveniente. Ma sia Melisso che Bontadini ammettono così l'esistenza del nulla, che è contraddittoria. E con ciò la presa di congelo di Severino dal creazionismo è compiuta. La parte finale dell'articolo, che in parte è stata aggiunta nell'edizione in volume, è dedicata, anche sintetizzando alcuni passaggi cruciali della struttura originaria, che era uscita nel 58, alla tecnica veritativa filosofica, la quale è calcata da Severino essenzialmente sull'elencos, la confutazione aristotelica utilizzata dallo stagirita nella dimostrazione indiretta del principio di non contraddizione, nel famoso quarto libro della metafisica. In cui si vede che il negatore del principio è costretto ad utilizzarlo per dare senso alle sue affermazioni e quindi si contraddice e si confuta da sé. Per cui dice Severino: se ne deve anche dedurre che l'opposizione tra positivo e negativo è il fondamento di ogni dire, e l'elenco mostra che la negazione dell'opposizione si toglie da sola. Ciò vale, Severino dimostra facilmente, anche per chi affermasse che l'incontraddittorietà possa esserci in una regione limitata dell'essere, poiché. A parte l'arbitrarietà di tale differenziazione, ciò non può valere nei rapporti reciproci fra queste due ipotetiche regioni opposte, in quanto la regione contraddittoria C2 sarebbe opposta a quella incontraddittoria C1 per definizione, e allo stesso tempo non sarebbe opposta, perché per essa C2 non vale l'incontraddittorietà. Lo stesso vale per chi ribalti la cosa e dica che il non essere è essere o l'essere non è come in fondo faceva il sofista Gorgia. Si presuppone infatti qui quella differenza tra i due poli essere e non essere che poi si vuole negare. Infine, con acutezza, Severino ammette che la negazione del positivo, ovvero il nulla, è un presupposto della stessa affermazione dell'essere. Non tanto nella formulazione l'essere è, quanto nella formulazione l'essere non è il nulla. Ma tale esistenza del nulla, si affretta a precisare Severino, è solo un significato di cui si può dimostrare l'inconsistenza. Ma come tale, come significato, il nulla effettivamente esiste, benché non sia capace di autosostenersi realmente. Insomma, l'illogicità esiste, ma rimane tale. Contraddirsi, conclude Severino, non è un pensar nulla, ma un pensare il nulla. Si ribadisce poi ciò che viene lungamente dimostrato nella struttura originaria, vale a dire l'identità del principio di identità e di quello di non contraddizione. L'immediatezza e originalità di tale struttura e quindi la dipendenza della discorsività dell'elencos da quella immediatezza. Infine, scrive Severino, l'intero sviluppo del mediale è lo stesso incremento del contenuto dell'immediatezza. Cioè, e gli sembra qui affermare, che tutte le verità sono, kantianamente, analitiche a priori, secondo una prospettiva che appare ferreamente logicistica e deduttivista. Ed infatti qui vi è anche un interessante passaggio in cui Severino nega che la dimostrazione elenctica, quindi assoluta, del principio di non contraddizione faccia parte della dialettica, come si dice invece nei topici aristotelici. Dialettica che qui Severino equipara alla doxa. Sappiamo invece che studiosi come Berti propongono per la dialettica aristotelica uno statuto mediano tra la doxa e la podittica e l'elenctica, cioè fra l'opinione e la dimostratività assoluta. Non si tratta di una questione secondaria, ma che, secondo me, attiene allo statuto stesso della filosofia, che in Severino è tale solo se sempre dimostrativa in senso assoluto, mentre in Aristotele la filosofia sembra seguire una metodologia mista. Poche volte apolittica o elenctica, spesso probabilista, c'è cioè una sorta di expertise collettiva da parte di dialoganti qualificati a risolvere aporie complesse, ma comunque certa e quindi non assimilabile alla doxa. Severino conclude affermando spinozianamente che la totalità dell'essere è Dio. La sua inesistenza è impossibile, dice Severino. D'altra parte, in un senso che Spinoza non aveva affermato, l'essere diveniente è trasceso da Dio. Nell'apparire, spiega Severino, l'essere è nel tempo. Ma tutto l'essere non è nel tempo e se ne sta al di fuori del tempo, già da sempre compiuto. Un'immanenza trascendenza che per un credente ha il sapore di un nuovo panteismo diverso da quello neoplatonico e da quello spinoziano o naturalistico. Nel neoplatonismo infatti gli enti emanati sono una forma degradata di essere, mentre nel monismo bruniano o spinoziano sono degli eventi transitori. Qui invece gli enti che appaiono nel tempo sono eterni e sembra di capire sono soltanto illuminati temporaneamente nel loro manifestarsi come se un faro passasse sulla totalità dell'essere, illuminandone di volta in volta delle porzioni, senza che gli enti guadagnino o perdano, per la presenza o l'assenza di questa luce, il loro essere.